che rapide. Alza il tallone. Tiro troppo. Ah, boh. Dopo quella via là, di solito ti si innamora della rapida. Ed eccoci con le craspe, come si chiamano qui in Primiero le racchette da neve, e per l'occasione siamo in compagnia con Luigi Cappelletti, Antonella Fauro dell'azienda per il turismo che ci accompagna, e con la guida alpina Renzo Boschetto, esperto in questo caso appunto delle craspe, delle racchette da neve. Sono tante le escursioni, le possibilità che possiamo fare qui attorno a San Martino di Castrozza, ma noi oggi siamo qui nella località Laghetti, devo dire sotto questa fortunatissima e bellissima nevicata. Esattamente, l'aspettavamo da molto e finalmente la neve arriva abbondante, ci permette di andare e fare delle bellissime escursioni nel bosco. Un'escursione nel bosco mentre nevica è come entrare in una fiaba in punta dei piedi. Sono tante effettivamente le esperienze naturalistiche che possiamo unire alla camminata, cioè alla pratica, se vogliamo, anche sportiva. Certamente, mentre camminiamo nel bosco sotto una bella nevicata con la neve fresca è possibile scoprire le tracce degli animali, capire come si muovono, dove vanno, trovare i fori del picchio nero maggiore che buca gli abeti rossi per estrarre le larve di cui si nutre, e imparare quello che il bosco non ci fa vedere. Molte volte non riusciamo a vedere gli animali, ma vedendo le tracce e le loro fatte riusciamo a capire come vivono e come si muovono dentro il bosco. Abbiamo il privilegio di percorrere questi itinerari sotto questa nevicata nel parco naturale di Paneveggio Pale di San Martino, quindi ci sentiamo veramente dei privilegiati. In genere quanto durano le vostre escursioni? Noi abbiamo escursioni per tutti. Abbiamo escursioni di mezza giornata, dalle 9.30 alle 13, con un dislivello medio di 200 metri, molto, diciamo, didattiche e un po' ludiche, perché poi è bello anche giocare con la neve. Abbiamo esperienze con escursioni con passaggi in malga, dove si può pranzare, e abbiamo esperienze e escursioni sull'altipiano e le pale a carattere più alpinistico, un po' più lunghe, un po' più toste, ma sicuramente le più belle. Accanto alla racchetta da neve noi abbiamo sempre il bastoncino, no? Ecco, questa è l'attrezzatura. Sì, questa è l'attrezzatura. Le racchette sono un attrezzo semplice. Per saper andare con le racchette basta saper camminare, non serve altro, e i bastoncini ci servono per aiutarci nell'equilibrio mentre ci muoviamo sulla neve. Anche se la differenza negli ultimi anni è appunto questa caratteristica, diciamo, dell'alzata. Esatto, quello che ha rivoluzionato le racchette è proprio questo perno che ci permette di muovere le articolazioni della caviglia e il ginocchio in maniera normale, e quindi basta camminare normalmente. Siamo dotati di ramponi per non scivolare su neve dure o ghiacciate. Questo ci permette e ci apre dei nuovi itinerari e delle nuove frontiere che prima erano per i camminatori chiuse. Con la linea.
questa è geologia. La linea verticale non si può.